Giovedì 19 settembre 2019. San Gennaro. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii d'esempio ai fedeli nel parlare, nel comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza. In attesa del mio arrivo, dedicati alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento. Non trascurare il dono che è in te e che ti è stato conferito, mediante una parola profetica, con l'imposizione delle mani, da parte dei presbiteri. Abbi cura di queste cose, dedicati ad esse interamente, perché tutti vedono il tuo progresso. Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perseverante. Così facendo, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Dal Salmo 110. Grandi sono le opere del Signore. Le opere delle sue mani sono verità e diritto. Stabili sono tutti i suoi comandi, immutabili nei secoli. Per sempre, da eseguire con verità e rettitudine. Grandi sono le opere del Signore. Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre. Santo e terribile è il suo nome. Grandi sono le opere del Signore. Principio della sapienza è il timore del Signore. Rende saggio chi ne esegue i precetti. La lode del Signore rimane per sempre. Grandi sono le opere del Signore. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna. Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata. Vai in pace.